Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie sullo spin-off Uncharted, l'eredità perduta. Allora, ci eravamo lasciati proprio qua. Capitolo 7, vabbè, ma episodio 6. Allora, ora voi non lo vedete, comunque, per chi non avesse visto il video precedente, per chi non lo sapesse, questo capitolo qua si chiama proprio l'eredità perduta. Quindi io, come ho detto a fine video precedente, sarà l'ultimo capitolo, dato che siamo così, chi lo sa. Resta di fatto che, appunto, per scoprirlo, dobbiamo giocarlo, no? Quindi, vediamo. Là, pronti via! Così, no, mi ci andava, lo sapevo che non ce la faceva. Però ho visto un po' di ossi, volevo saltare. Comunque, bando alle ciance, dai, giochiamo seriamente. Si prova, almeno. Ora sì, ora ce la fai. Ora sì. Vai, bordaci, tempo di inizia. Già allora, via, si comincia. Uno, due. Allora, tiriamo. Ecco, adesso sono morto, no, ma ci manca veramente qua. Vai, si fa, prima qui. Oh! È morto, vabbè. Su arte, non mi vedo. Direbbe di no. La mira assistita non mi dà. Non mi dà obiettivi. Quindi, vo di sotto, vi. E sta che è. Laghete, vai, saliamo. Non l'ha visto, vieni te. Era basta. Ottima mira, grazie per aver assistito, ho detto prima. Ti voglio ammazzare così, sono gli azzotti, vai. Se si può, no, sì, non lo apro, non ho punta voglia, pace, per questo non è morto. Mi sparati tutti, andiamo, ora ci dai, che per ammazzarne uno ci metto 36 ore. È morto, oh, speriamo. Finiti? No, via, si apre, dai. Non devi stare problematiche. Che poi magari non c'è nemmeno nulla, perché non è che c'è scritto da qualche parte. Guarda che trovi le munizioni che ti servono. No, non c'è scritto. Andiamo un po'. Giro, vai. Vai, oh. No, ho sbagliato. Che cazzo è? Oddio, a parte no, sai. Ho cambiato la pistolina, quindi ci può anche stare. Sto arrivando. Ti t'ammazzo, te lo giuro. Come vai? Come vai, Chloe? Come vai? Vado di qua, vado su. Boh, mi ispira più di là. C'è un portone lì. Come se no, lui è gigante. Meno male. Non puoi vincere. Lo posso prendere, beh sì. Vai, ci metti due ore a sparare, regola. Pensavo ci mettessi più tempo. Vabbè, se l'ha. Ci mettessi più tempo a, diciamo, a caricare per sparare, via. Sì, però bellina, ma... Vedi, ma io anche. Ma poi chi è? Chi è che mi ha sperato? No, troppo vicino. Non mi riprendo. Eccoti qui. No. Oh, chi merda! Sei? Ah, sei te, No, il fucile appunto. Ti ho in pugno! Questo non piange mai. Andiamo un po'. È fatta. No, aspetta, ho visto un coso V. Vediamo un po', si apre infatti. Fermi portone, di. Vai. Adin, bravo. Vediamo dove porta. Ma questo è tipo un lanciagranate, no? Bellino, potente, però di. Non mi garba. Deve esserci un modo per entrare nella città. Se salto lì ce la fo.
Yes. Dove sei ancora? Wow. Asav non trovava l'ingresso, così mi ha creato un menu. Credevo che Asav rispettasse questo posto. Asav rispetta solo se stesso. L'avvocata. Già, è un peccato che Belur sia nascosta agli occhi del mondo. Ora sappiamo perché. Mettiamoci un po' in avanti, eh? Quello è un altro dio. Immagino sia solo un re Oisan. Quanti furono nell'antico impero? 11. La dinastia ebbe fine con il giovane re. Beh, il suo piano ebbe successo. Salvò la città dai persiani. Yes. Domanda a me. È fatta. Su, andiamo. Detto che si sta a vedere, eh? Ora si muore in mezzo secondo. Allora, ah, ok, non ho visto il muro così, ma apposta per essere incicciato. No. Vai. Buono, vai. Questi scorci sono sempre più spettacolari. E ora... Cazzo, hanno fatto saltare l'entrata. Buongiorno. Deve esserci un altro ingresso. Ma no, che culo, la prima. Qui dentro, Nadine. Da vomito. Sta andando anche troppo bene a livello di strade, perché le sto abbastanza, ripeto, abbastanza azzeccando. E mani, Dio. Ma cos'è? Che posto è questo? Un bagno? Ma cosa spari? Il bagno. Qui è più profonda. Ma si può andare sott'acqua, tipo. Infatti, tro. Vai. Tanto io non c'è il discorso appena a fiato. Ci può stare anche un quarto d'ora. Lei ce la fa. Andiamo, vai. Nota, nota. No, com'era zitto? Nota, nota. Non ci può stare. Nemo! Nei tempi quando si era piccini. Guarda, siamo in una specie di cenote. Che diavolo è questo posto? Antichi scritti in Kannada. Sembrano strofe. Potrebbero essere poesie. No, c'è un rapper anche lì, Chloe. Non sono poesie. Dato che i rapper sono i nuovi poeti. Sembra un tamburo. A quanto si dice? Sì, è un tamburo. Arrivano roba di ogni genere qui. Quello è un sitar. Un vina. È un po' come il bisnonno del sitar. Forse davano spettacoli qui dentro. C'è altro? No. Sembrerebbe di no. Via, si può andare. Beh, devo dare una pedata, ce l'ho fatta. Wow. È la zanna? No. Guarda, però il porta zanna, no? Incredibile. È senza dubbio un altare. No, ho detto un'alzata forse, anzi, senza sì, forse. Però c'è la forma di una zanna, quindi avevo dedotto fosse appunto la zanna o il porta zanna di Ganesh, perché c'è anche quella. Gli storici l'hanno sempre considerata un simbolo di potere e dominio, ma credo che si sbagliassero. Era un simbolo del loro popolo, della loro cultura. Era un simbolo degli Oisala. E questi cosa sono? Dalid, fra poi vedranno a tele e siamo messi benino. Comunque è quello lì che c'ha... Non è quello lì che c'ha Chloe.
il ricordo insomma del suo babbo, no? Ma vedrai. Ma io... Oh, si sono mossi, eh? Attenzione. Fatto tipo da chiave, vedrai. Guardiamo se succede qualcosa. Mio padre è stato... Vabbè, grazie. Meno male, ce l'hai detto. Qualcosa di grosso davvero. Perché quell'idiota non me l'ha detto? L'hai detto anche tu. Voleva tenersi al sicuro. Non posso lasciare che Asav trovi quella zanna. No. Non possiamo. Comunque a quanto pare non è successo nulla. Pensavo, cioè quando ha messo quello, insomma, chiamiamolo l'oggetto, no? Lì dentro ho visto muoversi tutto. Grazie a me, una volta uscite via. Almeno, ho avuto una svista io. Sembrava veramente che succede qualcosa. Invece no. Oh. Fortuna che ce l'ho. Oh via, si è aperto un portone a caso, via. Di qua. Almeno, mi è sembrato a caso. Insomma, guardiamo un po'. Di. Ma è un'altra foto, ma ce l'hai scommessa. Di. È bello, eh. Splendore lontano dagli occhi del mondo. Effettivamente. Ma come arriviamo laggiù? Oh, ci si tuffa. Io vo. Toh, vai. Forza, è abbastanza profonda. Ah. Così a caso, è vero che mi sono tuffato, per l'amor di Dio, senza guarda, però, Dio, era bassa, veniva rincarcata. Allora, cos'è? Triangolo. Andiamo senza attacco, ma se no si muore lì. Forse se sta troppo in acqua, infatti, probabilmente invece muore. Prima avevo detto per usare che ci può stare anche 36 anni sott'acqua, muore. Invece, giustamente, si sta più deduto, qui l'indomo, via. Sì, dilettante alla caccia. Trovatisi a caso tre tesorini. Come va di sotto, mi sono cato addosso lì. Prova a saltà, tiriamo bene, sì. Grazie che hai aperto la strada. È un piacere. Che battutona. No, forse devo... Ok. Devo farla a modo, se no non va più su. Ok, un'altra foto, li va. Ehi, tutto bene? Scusa, devo solo concentrarmi di nuovo e... Ehi, Nadine Ross! Oddio, ma che diavolo! Sei di nuovo concentrata? Ah, ma devo risalire! Ecco, ma perché? Ma vai in domo, vai Nadine, ma cosa fa? Non rompermi le palle! La fa la mattacchiona lei. Vedi se ti ci butto io. Eh? Prendi una schienata, una panciata, lo vedi. Vabbè, a parte si è messo pronto? Po' meno male. Ti tengo d'occhio. Qui diventa strettino. Ciao! Complimenti, bellissima città.
Rieccoci, mi rituffo. No, stavolta sembra di abbedire. Stavo ci fosse qualcosa da vedere, insomma. Quindi dove devo andare? Allora, se non c'è da salire. No, scherzavo, forse no. Forse ho ragione. Boh. Ah, no, invece basta andare qui. Ok, infatti qui l'acqua è più profonda. Vai. Olè. È completamente inondato. C'è un problema grave qui. Andrà bene. Sono mai venuto da qui, no, infatti. No, per un momento ho detto, ma mi sembra tornare indietro. Ah. Cosa? Ho l'acqua nelle orecchie. Lo odio. Quanto vorrei un asciugamano. Dio mio. Davanti. Hai visto che roba? Sai, a questo punto non ho più parole. Merda infestata. Dallo, ah. Tu le hai. Che accidenti è questo posto? Una sala del trono o magari il nascondiglio di una splendida zanna. Speriamo. Speriamo. Vai, Night. Vedo delle scale che salgono. No, vai. Serve un'altra via. Merda, ho appena realizzato una cosa. Credo di sapere che vuoi dire. Che presto ci servirà quel disco? Esatto. Qui, Nadine. Ricevuto. Ci siamo. Ci sono altri ingranati nella sala. Ce n'è alcuno di là fra l'altro. La mano si muove. Un po' più specifica? Mano destra. Mano destra in basso. Questa statua è enorme. È notato solo ora che Shiva ha un cobra reale al collo. Ok. E adesso? È chiaro che ci sta sfuggendo qualcosa. Dobbiamo solo capire cosa. Ma perché? Perché ho fatto così? Lì va? Se ne è da punta parte. Ah, lì c'è un'altra ruota. Invece sì. E come scazzo bene le ossie. Faccio anche da salire tra l'altro. Vedrai. Wow, ok. Sono qui anch'io. Lo so. Forse dovrei darmi una mossa. Ah, ormai non si torna indietro. Oh no! No, 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 no! Grazie. Ma perché per ti sei buttata, rincoglionita? Cioè, in realtà, vabbè, diciamo che sono io che la controllo. Però, probabilmente devo rimanere aggrappato, insomma. Perché vedo che ci sono tipo, vedete, tipo questi, queste scaline, queste scalettine, e lo rifai. Maledetta la miseria, cane. Oh, non sono morte, attenzione. Sì, vabbè, vabbè, passa dentro, vabbè. Errore di gioco. Vabbè, ci possa stare, dai. Ora si guarda di non morire più, eh. Vai, ok. Qui si vede anche casa mia.
Boh, comunque ero sicuro che anche a sinistra di Shiva, diciamo, quindi a sinistra di va, ci fosse un'altra ruota ingranaggio, via, quindi... Nel senso, non so se... ma vedrai... Ah, vedrebbe ha fatto la stessa cosa anche a sinistra. Credo, eh. Colpevole, scendo subito. Ops, ah, si scivola. Dio. Laghete. Vabbè, ginocchia, puttana. Grazie. Vediamo se va fatta la stessa cosa anche di là. Quindi per arrivarci, guardiamo un po', forse da qui. Beh, già lì, pronta. Via, si salta, eh? Oh, issa. Vai. Beh, culo di, vai. Vai. Ah, ci risiamo. Ok, questo è mio. Abbasso il tamburo di Shiva. Come il tridente. Muoviamoci. Ok. Quindi diciamo al tempo, via, insomma. Quindi mi deve muovere. Dai, salta sul tamburo. Farcela. Non era una clessidra. È un tamburo a forma di clessidra. Anche se secondo me è più una cosa prestabilita. Nel senso, no. Se da ci siamo. Tieniti. E adesso apriamo l'acqua per questo lato. Ok, bene. Ora l'acqua scorre su entrambi i lati. Guarda, la porta. Oh, si va? Sì, vabbè. E now? E ora? Ah, ok, sale via. È questo. Proviamo subito. Indica la statua dalla parte opposta. Non abbiamo finito, immagino. Quando gli Oysala vogliono proteggere sì, qualcosa, lo fanno con tutti i crismi. Forza. Bene. Cosa abbiamo qui? Ah, ci siamo. Hai visto cosa regge? È un prisma. Ha girato un pochino. Ok, boh. Ha più luce. Avevi ragione. Ovviamente. No, però riguardo secondo cosa? Me quello che devi hai essere... Il santuario con le statue e le asce. Il 3 sembra un motivo ricorrente. Le tre punte del pendolare. La luce che si divide in tre fasci. Così. E il terzo occhio di Shiva. Che bisogna fare poi la stessa cosa. Tutti i lati.
Purtroppo ho messa lì, vedrai. No, piano, Dio buono, Dio. No, oi oi. Boh, boh, finalmente, ragazzi. La luce è diretta verso la statua, ma non succede niente. Dio, Dio, ma meno male. Era lì? Ah, questa va mossa, di là, eh. Oh, ci si fa? Non sembra tanto difficile. Maremma. Ci si fa? Ah, allora, giusto. Dai, con calma. Non è difficile, ok. Ah, queste, quindi questa va messa di là, eh. Ok. Quindi la devo rispostare anche il raggio, insomma. Su. Sì? Vai. Allora, vai. No. Ma che ma di quanto? Di un pezzettino, di un pelino di. Dai. Io l'ho messa a modino però, e più di sì un va. Ma va di là, va. E mani. Dai, ma com'è, oh? La devo mettere, boh, vabbè, provo, eh. Proviamo a rispostarla, magari è solamente tipo trabocchetto il fatto di metterla in fondo. Forse deve stare proprio qua. Boh, prendiamo. La ripetivi. Andiamo. Andiamo. Ricevuto. Cambiato qualcosa? Boh, va in su. Avrò sbagliato. Non capisco. E va in su. Boh, provo a fare la stessa cosa anche più di là. Speriamo vada bene. Allora, prima sposto. Oddio, non c'è nulla. Ah, merda, questa è distrutta. Fa vedere. Aspetta. Ci sei? Da lei? Fatto. Sei una statua fenomenale. Muoviti. Pesa un quintale. Giusto. Casca tutto. Ok. Forse funziona. Posso metterlo giù? No, aspetta. Che succede? Non vedo nulla da qui. Vai. Dammi mio, solo vai, un secondo. Madre, stai lì. Tutta quest'acqua è un rito di purificazione. Ma che succede? Oh! Ora puoi metter giù lo specchio. Ci hanno trovate! Stai pronta! Portaci! Oh no 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 no! Mamma mia, te la facevi finire! Tirati su! Stai bene! Me la caverò, vai! Fuck off, that's a lot of my people.
Fatto il tuffo. Vai, eccoci. Beh, è stato davvero un bel salto. Ero preoccupato. Su, un amico vi aspetta. Non vi ha mai tradito. E dire che ho provato a convincerlo. Sam! Dio santo. Ehi, ce l'hai fatta. Senti. No, tutto bene. Picchia come una ragazzina. Davvero? Toglimi le manette e vedrai come picchia una ragazzina. Che diavolo ci fa lei qui? Hai detto di trovare aiuto. Sì, devo ammetterlo. Tu sei fin troppo scaltra. Prima rubi il mio disco, poi mandi il tuo esperto per farmi girare in tondo. Astuto. Forse in te c'è davvero del sangue indiano. Bene. Chiudiamo la questione. Va bene, va bene. Allora, vabbè, ok. Non è cambiato, anzi mi fermo qui. Non è cambiato il capitolo, cioè non è finito questo capitolo qua, però io direi che anche per un discorso di durata del video e diciamo poi per smezzare un po' le cose, ecco, io direi di concludere l'episodio qua. Insomma, detto questo, io dico metà del capitolo 7, ma poi non lo so, perché magari, che ne so, arrivo di là, finisce il capitolo 7, quindi arrivo al portone. Comunque, sono successe tante altre cose, ancora una volta, diciamo, comunque, esplorazione di luoghi veramente... graficamente soprattutto clamorosi, nel senso veramente buttate di fuori strabelli. E niente, non dico altro perché poi sinceramente non voglio eventualmente crearmi aspettative o altre cose, insomma voglio rimanere zitto e poi godermi un po', penso ormai, il finale del gioco, perché credo che siamo arrivati più o meno, se non alla fine, più o meno a questi livelli, ecco. Insomma, quindi detto questo, niente. Per concludere, come sempre, vi ricordo di mettere barra fare queste tre cose, chiaramente se volete, ovvero di mettere mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo e poi di iscrivervi al canale. E detto questo, appunto, come ho detto prima, ci vediamo poi nel prossimo video, che credo fermamente, sicuramente più del discorso finale del precedente video, che il prossimo sarà molto molto probabilmente l'ultimo video e di conseguenza il finale del gioco. Via, vi aspetto. Ciao!